siamo produttori di borse artigianali da circa 30 anni, il nostro articolo è un articolo fatto solo ed esclusivamente in pelle, con rifiniture ed accessori molto molto ricercati, è un articolo che mira ad una tendenza, molto giovane, seguendo dei canoni di nuove aspirazioni per quanto riguarda non l'antica pelletteria, ma cercando di migliorarla con l'entrata di giovani all'interno di questa società. La scelta dell'artigianato risale a, come ti dicevo, l'azienda ha circa 30 anni, per cui questo tipo di metodo è usato dai nostri genitori, perché l'azienda è un'azienda familiare. Praticamente noi puntiamo solo ed esclusivamente a migliorare il prodotto usando solo ed esclusivamente l'artigianato, valorizzando quella che è la nostra miglior qualità in questo che facciamo, cercando proprio di migliorare quanto più possiamo l'articolo. Lo stile, noi facciamo una ricerca alquanto, ti dico, strana, perché comunque noi ci riuniamo in famiglia, per come si può dire, cercando di sviluppare il gusto e le tendenze più ricercate dai giovani, guardando anche nei minimi particolari quelle che possono essere borse usate nel quotidiano dalle giovani e dai teenager e anche dalle signore, guardando sfilate, cercando nuove tendenze nei materiali con l'aiuto dei nostri fornitori e con l'aiuto di tante altre persone che ci circondano all'interno dell'azienda. Il nostro prodotto è indirizzato assolutamente a un pubblico giovane, un pubblico che ama seguire la tendenza, un pubblico che ama la ricerca dei dettagli in quella che può essere la borsa realizzata in pelle e in artigianato, e ad un pubblico che comunque ama farsi guardare, ad una donna che ama sentirsi diversa dalle altre con una borsa Leanto. Questo è quello che noi puntiamo col nostro prodotto. Puntiamo a fare un tipo di borsa che quando una signora la può mettere nel minimo particolare si sente speciale, diciamo. A chiudere in tre parole il nostro marchio, dire Aleanto, dire fashion, dire fedele al cliente,
e dire molto impegno nel lavoro e cercare di portare avanti l'artigianato napoletano.